rispetto al campionato, tutta un'altra partita. Beh, sapevamo che la partita di campionato era quella che contava tra virgolette di meno tra le tre. Questa sera abbiamo portato a casa una grandissima partita e un grande passo avanti per la qualificazione che speriamo di chiudere a Piacenza. Senti, rassicuriamo tutti su questo piede che vediamo malconcio. No, vabbè, non è tanto malconcio, ho preso una distorsione lieve alla caviglia mentre ricevevo, quindi niente di grave. Io ho detto tecnicamente impeccabili, ma caratterialmente anche meglio. Sì, abbiamo avuto le palle come si definiscono, perché siamo riusciti a girare la partita nelle frazioni centrali dei set, abbiamo giocato una partita punto a punto, abbiamo messo sempre sotto pressione loro che hanno mollato appunto, non hanno letto la nostra pressione nel punto a punto. Secondo te è una partita perfetta o c'è ancora da limare qualcosa? No, c'è tanto da limare, c'è tanto da guadagnare, questa squadra secondo me non ha limiti e vuole cercare di andare più avanti possibile. Macerata tira forte, ma in difesa se la cava molto bene. Sì, devo dire che a muro difesa questa sera ci è funzionato tanto, ci ha dato una bella mano, quindi siamo molto contenti anche per quel fondamentale lì. Grida vendetta secondo te questa partita con Piacenza? Due squadre, una di queste eliminata ai playoff a 12, che pensi di quello che qualcuno chiama ancora sorteggio? Beh, sorteggio o non sorteggio, alla fine si cerca di andare avanti. Purtroppo siamo capitati così, noi dalla nostra parte pensiamo soltanto ad andare avanti, poi logicamente guardando indietro, guardando il raggruppamento che abbiamo passato noi e gli accoppiamenti futuri, c'è qualcosa da dire, però non ci possiamo pensare, non ci dobbiamo pensare, dobbiamo soltanto puntare alla Final Four. Questa grinta feroce la vedremo anche a Piacenza? Sicuramente sì. Questo invece, questo entusiasmo che c'è per te in tutti i palazzetti, che effetto ti fa ormai? No, è bello, mi fa piacere, è bellissimo andare anche fuori da casa, fuori da questo palazzetto e vedere il palazzetto pieno che ci segue, e quindi per il nostro movimento che sta avendo un po' una flessione è una cosa bella, anche per me personalmente è una cosa bellissima. Le maglie di Ivan Zajvic sono quelle che vanno a ruba sempre, sono le più vendute in tutta Macerata. E non solo a Macerata. Che ti devo dire, meglio così, meglio così.